O guarda come va a finire, eh? E sai, io lo dico dall'inizio, non veniamo fuori con le storie, io lo dico dall'inizio, anche perché facevo i conti prima, la Lega Basket quest'anno compie 50 anni e io personalmente la seguo da più di 25, cioè 25 abbondanti, voglio dire. Due o tre cose comincio ad averle viste, no? Un pochino inizio a conoscerli. E fatto sta che va tutto bene, ci sono state delle offerte a Verona e poi sicuramente se Verona non ce la dovesse fare verranno fatte altre offerte ad altre squadre, però siamo al 24 di giugno e risiamo ancora a 17. Dispari un'altra volta. Le squadre che rischiano, stando a quello che si legge in giro, sarebbero due. Dovesse andare tutto male, 17 meno 2 fa 15, ridispari un'altra volta, però va tutto bene. A sentire la Lega Basket va tutto bene. E io ho questa sensazione come se uno fosse in crociera, no? Cioè, te sei in crociera, è tutto bellissimo, va tutto bene, c'è l'orchestrina che suona laggiù, c'è il sole in alto nel cielo, è tutto bello, però inizi a sentire un po' di freschino ogni tanto. È strano perché c'è il sole, però lo senti. Poi cominci a vedere degli ammassi di ghiaccio che spuntano dal mare, no? Mentre vai, però strano. Poi t'affacci, ti sporgi dal bordo della nave e vedi scritto Titanic, però boh, va tutto bene, ma insomma. Tabellone aggiornato. Come vedete, stavolta ci sono diverse caselline gialle. Io avevo detto prossima settimana, massimo quella dopo, il clou del mercato e forse arriviamo anche un po' prima. Fortitudo Bologna, il grosso della squadra è sistemato. Fondamentalmente si sta cercando due giocatori che prenderanno il posto di Marty Lunen e di Daniele Cinciarini. Per l'ala grande il sogno e l'obiettivo principale sarebbe Ken Horton, però sembra stia viaggiando su cifre un po' troppo alte. Le due alternative sarebbero, uscito nelle ultime ore, Robert Franks oppure Justin Johnson, che l'anno scorso abbiamo visto a Pistoia. Per la guardia c'è il rumors su Thomas Kießling, però personalmente vedo più possibile, più probabile Fabio Mian. Virtus Bologna in settimana pare essersi definitivamente chiusa l'opzione, la chance Eurolega, quello che invece non si è chiuso è la speranza di poter arrivare a Nando De Colò, che sarebbe un po' il sogno in generale di tutta la tifoseria e sarebbe anche un'aggiunta importante in assoluto per il nostro campionato. È difficile, come lo era però l'anno scorso anche arrivare a Milos Teodosic, in più sappiamo quello che sta succedendo in Turchia, ci torneremo tra poco con Milano e Obradovic, per cui vediamo, l'alternativa sarebbe Smith. Per la panchina, invece, nel ruolo di esterno si gioca a due tra David Cuono e Peppe Poeta. Invece c'è un po' un giallo, e quindi l'ho rimesso in giallo per l'appunto, che riguarda Filippo Baldirossi. L'avevo tolto perché lo davano in uscita sicuro. Poi, invece, è arrivato il rumors che sarebbe definitivamente stato confermato da Georgevic. E poi ora invece pare che potrebbe uscire di nuovo. Quindi vediamo. Brescia, sono successe diverse cose in settimana. Innanzitutto è arrivata la separazione ufficiale con Tommaso Laquintana, vedremo poi dove è andato, resta comunque in Serie A. Poi è arrivata la conferma di fatto definitiva che Tyler Kane resterà a tutti gli effetti un giocatore di Brescia anche per la prossima stagione. E poi è uscito finalmente il nome del nuovo playmaker titolare, Kenny Chéri. Vi giuro che si pronuncia in questo modo qua. Profilo ormai classico per Brescia e per le scelte di Vincenzino Esposito, nel senso giocatore che ha già alle spalle un'importante esperienza europea, sarà titolare. Titolare perché per la prima volta ormai da diversi anni a questa parte pare che Luca Vitali possa recuperare il ruolo di sesto uomo che già ha coperto in diverse occasioni in carriera, in uscita dalla panchina a cambiare proprio Chéri. Brindisi, la prossima conferma che mi aspetto nelle prossime ore o che magari sarà già uscita nel momento in cui verrà pubblicato questo video riguarda Alessandro Zanelli. Dopodiché la società guarderà al mercato degli stranieri. Il presidente Marina aveva detto che c'erano tre giocatori dalla passata stagione tra gli stranieri che Brindisi avrebbe voluto confermare. Abbiamo detto di Adrian Banks, abbiamo detto di John Brown, che sarebbe, sembrerebbe essere vicino alla firma. Il terzo giocatore potrebbe essere Kelvin Martin e si Sinceramente, se così fosse, io sarei molto contento perché è uno dei giocatori sul perimetro, soprattutto difensivamente parlando, che ti può svoltare la stagione.
Cantù, in settimana è arrivata la prima firma per quel che riguarda i prossimi giocatori stranieri di Cantù. Donte Thomas, io l'ho messo alla grande, è il ruolo che penso sinceramente vada a ricoprire per la maggior parte dei minuti, però è un giocatore molto duttile, soprattutto offensivamente, potrebbe fare anche da cambio di pecchia e quindi giocare anche da numero 3 tattico. Si sta ancora cercando il playmaker, il sogno resta a Joe Ragland, però negli ultimi giorni è spuntata anche una pista che porterebbe ad un clamoroso ritorno di Jamie Smith. Cremona, purtroppo non ci sono troppe novità. Dal punto di vista della squadra, in settimana è stata ufficializzata la separazione con Michele Ruzier, ma anche in questo caso niente di nuovo. I tifosi ce la stanno mettendo tutta, la raccolta fondi ha superato quota 13.000 euro, sono stati realizzati dei video appositi. Io spero sinceramente già nel prossimo episodio, settimana prossima, di poter dare novità e magari anche positive. È la speranza che abbiamo tutti. Olimpia Milano, detto di Shevon Shields in arrivo e detto di Giordano Bortolani che verrà girato in prestito, la notizia della settimana per Milano arriva dalla Turchia, perché stante la partenza di Obradovic si apre ancora di più lo spiraglio che potrebbe portare a Gigi Datome. Non ci sono orizzonti temporali per la firma, potrebbe essere quasi imminente già dalla settimana prossima, così come potrebbe tardare anche di diverse settimane, perché legate anche al futuro di Gigi Datome ci sarebbero le scelte di altri giocatori sempre in uscita dalla Turchia, stante anche le difficoltà economiche generali del paese. VL Pesaro, dopo il no di Maurizio Buscaglia, per diversi giorni sembrava ormai fatta per Ramagli, invece poi alla fine il nome buono è stato quello di Yasmin Repeja, che torna quindi in Italia e lo fa anche con un triennale, cosa molto importante perché ci fa capire che insomma un minimo di progettualità nel futuro prossimo della VL stavolta c'è. I primi nomi che vengono fatti per i rinforzi sul campo della squadra dei giocatori sono quelli di Michele Ruzier e Simone Fontecchio. Reggio Emilia, non ci sono state troppe novità nell'ultima settimana, tranne il fatto che è stata confermata e rilanciata la volontà di provare a riportare in maglia reggiana Amedeo Della Valle. Sarebbe un ritorno abbastanza clamoroso, all'inizio del mercato Della Valle era dato ormai per fatto all'estero, in Germania, a Berlino, poi però anche lì i contatti si sono raffreddati e quindi via via che passano le settimane si fa sempre più possibile una conferma nel nostro paese. Virtus Roma, anche in questo caso, come per Cremona, purtroppo non ci sono novità di rilievo. La data di scadenza ultima ha a che fare con la fine del mese di luglio, quindi possibilità di salvare la Virtus effettivamente ce ne sono. Spero di potervi dare buone nuove il prima possibile. Dinamo Sassari, in questo caso sì che ci sono state delle novità, novità anche molto importanti perché nell'ultima settimana sono arrivate ben due ufficializzazioni. L'arrivo di Justin Tillman, l'avevamo già anticipato anche nell'ultimo video, giocatore per me interessantissimo ed è tra l'altro il protagonista del focus Nuovi Volti di questo video al termine della disamina di tutte le squadre. L'altro nome invece è quello di Vasa Puzic. La storia la sappiamo, a inizio mercato era stato dato praticamente per ufficializzazione alla Dinamo, poi invece sembrava che fosse sfumato tutto, invece adesso è arrivato definitivamente, andrà a comporre la cabina di regia assieme a Marco Spissu. Torino, anche in questo caso ci sono novità e anche in questo caso arrivano direttamente dalla Sardegna, perché Stefano Sardara ha confermato la cessione della società, che quindi avrà una nuova proprietà che verrà poi ufficializzata e pubblicata nei prossimi giorni, e quindi di fatto a breve inizierà il mercato vero e proprio, stante comunque le conferme che sono già arrivate da parte di Alibegovic, Pinkins e Toscano. Trento, difficile ma non impossibile il fatto che l'Eurocup possa portare ad una conferma di Alessandro Gentile. Le notizie che arrivano da parte dell'Aquila Basket vogliono un interessamento per Michele Ruzier e soprattutto la conferma del fatto che Rashad Kelly avrebbe espresso la volontà di rimanere. Treviso, la formazione di Menetti è stata obiettivamente la squadra della settimana nel mercato di Serie A, perché sono arrivate ben due firme, quella di Russell e quella di Mekovulu, che io purtroppo non lo so dire, ma ne sono innamorato in maniera folle. L'ho seguito l'anno scorso in Serie A2, lo conoscevo anche già da prima. Secondo me è uno dei giocatori che può fare la differenza nel nostro campionato, anche nella massima serie sotto canestro. Non voglio dire che sia già uno dei migliori centri del campionato, ma sicuramente è uno da tenere d'occhio. In più, sembra essere vicina la firma di Nicola Chele.
Trieste, anche in questo caso due firme, due ufficialità e due arrivi che mi rendono particolarmente contento. Ike Udanò sotto canestro e Tommaso La Quintana. Per me La Quintana è il cambio perfetto di Juan Manuel Fernandez, i due danno molta affidabilità in cabina di regia, sia come esperienza sia come qualità. Non bisogna adesso rovinare il tutto, io lo dico già da un po' di tempo, prendendo un centro che debba aver bisogno di troppi minuti, di troppo spazio, come riserva di Udanò, perché Udanò deve stare in campo dai 27 in su, per quel che mi riguarda. Però so già che Dalmasson non la pensa così. Varese, allora, per scaramanzia io nella tabella non ce l'ho messi, però per le informazioni che mi sono arrivate sembrerebbe praticamente fatta per Jason Rich e quasi fatta per Luis Scola, che, per carità, io voglio bene a Tony Douglas, a Derek Pardon e a tutti questi altri nomi, ma se davvero dovessero arrivare entrambi, Scola e Jason Rich, da centro o comunque da lungo e da guardia titolare, la pallacanestro varese, per quel che mi riguarda, con questa squadra e Attilio Caia, prossimo anno punta direttamente ai playoff. Nel frattempo, ufficiale l'arrivo di Nicolò De Vico, ne parlavamo già da un pezzo, tituba Matteo Tambone, al quale pare che la squadra abbia dato un ultimatum da rispettare nelle prossime ore. Reyer Venezia, ci avete presente tutto quello che avevo detto nel video scorso? Pare non sia più vero niente, perché nel frattempo sono arrivate sì le conferme, i prolungamenti di Mitchell Watt e Valerio Mazzola, ma sembra anche che la Reyer Venezia non stia per prendere un playmaker. Io sono due anni che dico che secondo me questa squadra ha bisogno di un playmaker vero, dalla partenza di Heinz ma anche un po' prima, però pare al momento che la soluzione che vorrebbe Walter De Raffaele sia quella di andare con De Nicolao, playmaker titolare, Stone riserva e oltretutto la conferma di Davide Casarin, che è stato specificato entrare a far parte della rotazione, quindi come primo cambio di Stefano Tonut. In questi due ruoli, se la rotazione dovesse essere questa, poi la squadra potrebbe essere completata da Jeremy Chappell, qui come riserva di Michael Bramos, però a prescindere da questo, in questi due ruoli io sarei felicissimo di sbagliarmi, perché Tonut e De Nicolao meritano una stagione al top della condizione e anche del rendimento, si sono meritati sul campo il fatto di essere titolari in una squadra che punta in alto come la Reyer Venezia. Però secondo me manca qualcosa, perché Tonut sappiamo i problemi che ha avuto, perché Stone non è proprio un playmaker fatto e finito e soprattutto perché parliamo della Reyer Venezia e quindi gli obiettivi sono i massimi possibili. E qui veniamo al focus nuovi volti del campionato per quel che riguarda questo episodio. Nuovo giocatore della Dinamo Sassari, Justin Tillman. Alla grande, classe 1996, 24 anni, nativo di Detroit, 203 cm per 100 kg, non è stato scelto al draft NBA del 2018. L'ultimo anno al college, 19 punti e 10 rimbalzi di media a partita, massimi da 37 punti e 17 rimbalzi. Lo scorso anno, in Israele, 20 punti e 10 rimbalzi, nonostante il 24 dall'arco e meno del 60% ai liberi, ma con picchi da 34 punti e 23 rimbalzi. Comparison, il primo nome che mi viene in mente per forza di cose, anche perché di fatto quel posto lì va a prendere, anche se con un paio d'anni di ritardo, è Rashawn Thomas. Quel tipo di giocatore lì, forse un pochino meno stazza, un pochino meno mano da fuori, però un po' più d'atletismo e un po' più anche distinto, proprio animalesco in senso buono, per andare al rimbalzo. Per i più attempati, come il sottoscritto, una specie di Eric Daniels di Biella. E questa cosa è particolarmente importante perché sappiamo che il Pozzo ha sdoganato, ha riportato il gioco spalla canestro nel nostro campionato e il gioco spalla canestro è uno dei punti chiave della presenza offensiva di Justin Tillman. In più è anche importante perché Tillman va a completare il pacchetto di lunghi tra i titolari della Dinamo Sassari con Miro Bilan. E Bilan e Tillman per me sono giocatori estremamente compatibili, cioè sembra proprio il fit perfetto. Bilan ci mette più centimetri e più tecnica, Tillman ci mette più atletismo e più intensità, cioè potenzialmente questa coppia qui per me è una delle migliori in assoluto di tutto il campionato.
È un giocatore esplosivo, anche abbastanza esperto, sa prendere posizione sotto canestro, attacco e difesa, e c'ha anche il capello di quelli come Garbanamè. C'ha anche degli aspetti negativi, il principale forse la percentuale ai tiri liberi, su quello bisogna lavorarci un attimo, anche perché per il tipo di gioco che c'ha, sia lui che la Dinamo con Gianmarco Pozzecco, di tiri liberi prevedo che ne tirerà abbastanza. L'altro aspetto negativo della questione è che pare essere stato firmato soltanto per un anno. Ci fosse stata la possibilità, io, questo giocatore qui, che seguo da tempo immemore, l'avrei proprio blindato almeno con un biennale, ma anche 2 più 1 triennale, volendo. Detto questo, se non ci dovessero essere colpi di scena particolarmente eclatanti, col mercato di Serie A ci ritroviamo puntuali come ogni settimana qui sul canale mercoledì prossimo. Invece domani torna la serie di gaming, c'è gara 2, c'è tanta voglia di rivalsa, il tutto nel mentre che nella NBA cominciamo ad averci un grosso problema di coronavirus, e nel momento in cui io sto registrando non è stata ufficializzata la cosa, ci sono soltanto dei rumors, ma secondo alcuni di questi rumors tra i positivi ci sarebbe anche un giocatore che sinceramente, per quante gliene ho dette, mi farebbe sentire anche piuttosto in colpa, e speriamo bene.